Allora, vi mostro come si arriva in questa cava a Francavilla in Sibri. E in particolare ci tenevo a farvela vedere perché è una strada un po' come al cazzo, molto pericolosa, nel senso che se incroci qualcuno è finita. Devi per forza poi chiamare l'elicottero per sbrogliare la matassa. Ora vi faccio vedere. Allora, ovviamente percorre la Silica e si esce a Francavilla in Sibri. Si fa un tratto di strada in paese, in salita, poi si gira a sinistra e si percorre questa stradina per raggiungere la cava. Volevo farvi questo video con il GoPro, però non riuscivo a posizionarlo in modo adeguato, quindi mi tocca farvelo vedere con il cellulare. Però il senso è sempre quello. Con il GoPro magari mi potevo poteva essere più realistica la situazione. Allora, usciti a Francavilla, si entra in paese, poi tutta è salita. Francavilla sul Sinni, poi non lo so come si chiama Francavilla sul Sinni, Francavilla in Sinni, non lo so. Qua nel cartello c'è scritto Francavilla sul Sinni. Su Google c'è scritto Francavilla in Sinni. Allora, questa è una salita che si fa, ovviamente scarichi, si fa in modo molto con nonchalance. Poi è in discesa da carico e la si percorre in modo molto lento. La stradina che ora porterà alla cava è invece in discesa, e il problema è quando la fai in salita da carico, con oltre 500 quintali, la situazione non è delle migliori. Fortunatamente Francavilla in Sinni non è un paese molto popoloso, e quindi la strada, ecco, questa qua non è molto frequentata. Siamo a mezzogiorno, non è che c'è tanto traffico, eh. Questa è una cosa positiva. Ci siamo quasi al. Ah, eccolo, ecco i due colleghi, ecco, vedi? Ci è mancato poco che questo collega qua e l'altro collega davanti si incrociassero in questa stradina. Si gira qua a sinistra, eh. Allora qua, se ti incroci con un camion, è la fine. Ci sono spazi dove potersi rannicchiare, nel senso di riuscire a far passare il collega, però è molto molto difficile.
ma per esempio c'è uno spiazzo dove potersi, dove cercare di far passare una probabile camion, ma il bello deve ancora arrivare. Allora, in questo ristorante poi si gira a sinistra e qua devi prendere, devi andare piano piano perché altrimenti prendi l'albero e la parete sinistra. Si passa quasi a centimetro, eh. E siamo arrivati finalmente, eccolo qua, questa è la cava. Ci vediamo alla salita da carico. Allora, abbiamo caricato io e il collega e adesso andiamo via. Ora ci fermeremo. Ora ci fermeremo alla prima stazione di servizio per fare la pausa. Ok, allora avrò 570 forse quintali e ora usciamo. Io sono in seconda ridotta, potrei mettere la terza ridotta, però non serve un cacchio perché il tratto è molto breve, che si fa in terza, perché poi devo salire con la seconda. Qua devo fare bene la curva, altrimenti c'è un piccolo torrente. Me vado giù, ecco, e ora si inizia, eh. Vabbè, il motore va oltre 2000 giri, però ora ritorna nel giro normale. Ecco qua, ovviamente questo è il tratto che bisogna farlo concentratissimi, se no se sgarri di qualche centimetro fai danni. Ecco, questo è il tratto peggiore, eh. Vedi, là c'è una macchina, il collega ha trovato una macchina, lui ovviamente il collega non si può fermare, che se qua ti fermi in salita è la fine, la macchina va dietro. Mamma mia ragazzi, è un parto veramente. Vado pianissimo, vado a 10. Questo era il tratto peggiore. Ora posso rimettere la terza. Posso mettere la terza perché è più bella. Questa salita è meno ripida di quella di prima. Ho messo la terza con la marcia alta. Però ci abbassa, cacchio, perché non ce la faccio, sono molto molto pesanti, si sente proprio ragazzi che sono pesanti, si sente veramente. Ora ho messo la quarta. Ho l'incrocio, se no non viene nessuno. Aspettiamo, non viene nessuno. C'è un po' di discesa, si prende un po' di
ce l'abbiamo fatta, dai. Qua mettiamo la quinta. La quinta bassa. Bassa nel senso che la mezza marcia, ecco, la mezza marcia bassa. Freno motore, il piede sul freno, piano piano facciamo questa discesa, usciamo da Francavilla. È una cava, veramente, avete visto, quella strada è tutta brutta. Vabbè, qua manca poco a riprendere la sindica. Ciao a tutti.